Ebbene, buonasera a tutti, bentrovati ancora con Gente della Notte, con Ross in bar. Abbiamo cominciato con il video che proprio ieri sera Rosara Luisi, ovvero Ross, ci stava spiegando. È un video, la canzone di Vasco Rossi, l'ultima di Vasco Rossi, una canzone da non buttare, che noi abbiamo riproposto perché ieri sera proprio parlavamo di questo. E insieme a Ross abbiamo deciso di essere nuovamente con voi anche questa sera, perché dobbiamo dire la verità: ieri c'è stato un grandissimo successo d'ascolto, di visualizzazione, di commenti, di WhatsApp, di mail anche stamani, e insieme abbiamo deciso di essere nuovamente con voi. Tra l'altro, mentre stava appunto scorrendo la canzone di Vasco Rossi, rimusicata da Ross, è caduta proprio la connessione con Ross, e quindi attendo che venga ripristinato il tutto per tornare anche in diretta con lui. Saluto subito Katia, che dice che la canzone rimusicata da Ross di Vasco è bellissima, lo sappiamo. Un abbraccio e un bacione a Katia, così come ad Amin. Sappiamo appunto che Ross è un grande, è un boss alla Bruce Springsteen, e attendiamo pure, io attendo decenni nel ritorno da parte della regia, che mi dice quando abbiamo nuovamente in collegamento Rosario. E ieri, dicevo, abbiamo provato a fare questa trasmissione proprio Ross Bar, come dicevo ieri sera, nello stile di Roxy Bar del grande Red Ronnie. Con Red Ronnie noi della nostra generazione ci siamo cresciuti. Ecco, vedo finalmente Ross in collegamento. Eccoti qua, ciao Ross. Stavo Luca, ciao, buonasera a tutti. dicendo che proprio nel momento in cui andava in onda il video della cover di Vasco, sei andato via, sei sparito con la connessione, ma. Finita la connessione, ho dovuto rifare tutta la connessione. Ecco, allora ti dico subito che durante la tua canzone abbiamo un saluto di Katia che ti dice sei bravissimo, e di Amin che ti saluta dandoti del boss. Grazie Katia, un abbraccio ad Amin che c'era anche ieri sera. Sì, infatti, sì. Ecco, a proposito di ieri sera, ora che sei in collegamento anche te, dico che abbiamo deciso insieme di rifare questa diretta, perché ieri sera devo dire che è stato un successo al di sopra anche delle nostre aspettative. Non pensavamo di destare così interesse, però una cosa che mi preme sottolineare è che ieri poi a un certo punto si è scatenato quasi un jukebox. È chiaro che questo Ross Bar non è un jukebox, cioè se qualcuno, non so, gli piace ascoltare una canzone di un cantautore, e qui mi assumo la responsabilità io, di musica italiana meglio, oppure che c'entra anche di altre cose, tramite la nostra pagina Noi Frammenti di Siena ed anche WhatsApp, lo segnalate. Noi, se siamo in grado, lo facciamo tranquillamente, perché mi piaceva sottolineare che lo spirito di questa nostra diretta trasmissione è quella proprio di creare un momento di intimità, un momento di riflessione, un momento di chiacchiere tra amici, dove spaziamo da un argomento ad un altro, intervallato dalla musica, che fa sempre piacere, ma non deve essere appunto una trasmissione di richieste stile jukebox. Volevo chiarire questo solo per non incappare poi in problematiche durante il corso della trasmissione. Allora, carissimo Ross, abbiamo iniziato omaggiando Vasco. Oggi compie 69 anni, alla grande, le porta bene. Su tutti i social ha salutato, semplicemente dicendo: eh già, io sono ancora qua. E beh, lui poi è veramente un sopravvissuto perché se
pensiamo insomma anche alla vita che ha fatto, alla vita spericolata che ha condotto. In più alcuni problemi di salute negli ultimi anni che l'avevano fatto anche un po' demoralizzare, aveva già cominciato a pensare di organizzare un ritiro, di smettere, poi fortunatamente i problemi di salute sono stati risolti e ha capito che lui senza il palco non ci può stare, senza il suo pubblico non ci può stare. Vasco disse una cosa che mi lasciò abbastanza stupito, in un'intervista disse: beh, a un certo punto non puoi più fare il rocker, devi smettere, non puoi fare. E sinceramente questa cosa mi stupì moltissimo, perché ho sempre pensato che nessuno fa il rocker, o sei un rocker o non lo sei, non è una cosa su cui ti puoi improvvisare. E Vasco è un rocker, è così, io ve lo posso garantire perché l'ho conosciuto, l'ho visto anche diciamo nel suo privato. Non è un artista costruito, Vasco, se lo vai a trovare a casa lo trovi con i suoi camperos, con i suoi jeans, con il suo giubbotto, è vero, può piacere, può non piacere, però è un personaggio autentico, ecco. Invece a quello che avevi detto te, sì, non facciamo una serata di musica richiesta, l'idea è quella di fare qualche canzone, qualche frammento di canzone, più che altro per lanciare poi magari un argomento nell'argomento, perché l'argomento principale, come ci siamo detti ieri, Luca, è l'amore, e la canzone supporto dell'amore, no? Non che non siamo in grado, però non abbiamo deciso insomma di fare ora dicevo un programma, era un po' troppo ambizioso, insomma una diretta jukebox. E questa è una chiacchierata fra amici, e ci piacerebbe anche che sugli argomenti che io e te svisceriamo ci fosse anche qualche intervento da parte del pubblico. Infatti questo è fondamentale, chiunque può scrivere alla nostra pagina appunto Noi Frammenti di Siena per WhatsApp, per interagire con noi e parlare dell'argomento. Ieri sera fra l'altro abbiamo parlato d'amore, ma in maniera molto veloce, perché poi ci siamo fatti prendere la mano dalle richieste, musiche, cose, e quindi abbiamo diciamo sfiorato un po' l'argomento amore, che chiaramente se lo vogliamo affrontare in maniera seria ci vuole un mese. Però insomma, ecco, io Ross, se sei d'accordo, partirei da dove ci siamo lasciati ieri sera. Oggi fra l'altro è stata una giornata veramente triste sotto ogni profilo, perché tutto il giorno questa pioggia costante, l'umidità, la nebbia, è vero che siamo a febbraio, ma insomma già di umore... Sì, non c'è dubbio, dicevo, ma già l'umore non è al massimo, visto appunto il periodo, poi ci metti giornate come queste, insomma un po' l'umore cade ancora più in basso, no? E allora, seguendo un po' questa scia, mi viene da pensare che i cantatori, che, facciamo un po', lavoriamo di fantasia, la notte, la fantasia è bello poter pensare, sognare, viaggiare. Un cantatore magari, che ne so, oggi preso da questa giornata avrebbe scritto magari una canzone un po' triste, oppure perché no? Dice aspetta, vai, dato che questa giornata rigiro il discorso e fa una canzone eufonica, no, voglio dire. E mentre facevo questo ragionamento, senti un po', Ross, dove va la mente, mi è venuto in mente, ma non so neppure se la sai, perché come abbiamo precisato ieri, qui non esiste scaletta, andiamo tutto a braccio, quindi parliamo liberamente, e tutto questo ragionamento mi è venuto in mente una storia tra le dita di Gianluca Grignani.
E voi mi chiederete, ma che c'entra questo discorso? Non lo so. Però Grignani è uno di quei cantautori che ha avuto alti e bassi, è stato un momento molto popolare, al suo esordio, bel ragazzo, capelli lunghi, poi anche lui purtroppo ha avuto problemi, diciamo, di salute, si era anche un po' ritirato, ingrassato, adesso invece è tornato nuovamente in forma e sta tra l'altro lavorando a un CD in uscita, almeno da quello che ha detto, intorno a ottobre. Ecco, non so, mi è venuto in mente Grignani in questo ragionamento. Ecco, tu hai avuto modo di conoscerlo, di collaborarci oppure no? Allora, ti dico, non ho mai amplificato o illuminato Gianluca, però l'ho conosciuto personalmente una sera a un concerto dei Casino Royale nel lontano 1992. Lui era venuto ad ascoltare i Casino ai Magazzini Generali di Milano. Chiaramente è stato ospite del gruppo nel backstage, quindi l'ho conosciuto, ma non era granché in forma quella sera, devo dirti che l'ho visto abbastanza su di giri, insomma, ecco. Poi non ho mai avuto modo di lavorare direttamente con lui. A me piace molto, devo dirti la verità, piace molto, è un grande artista, anche se so che caratterialmente è molto impegnativo. Mi è successo, ad esempio, di dover andare a Firenze, al Teatro Tenda, a portargli dei monitor perché quelli che aveva in tournée con il service non gli piacevano. Insomma, era un po' così, un po' impegnativo dal punto di vista della gestione. Però, come hai detto te, anch'io so che sta meglio, che si è ripreso e spero che stia bene, perché lui quando sta bene scrive delle canzoni stupende, interpreta le sue canzoni in maniera veramente stupenda. Mi piace molto, sì. Hai niente, Ross, di Gianluca? Si potrebbe anche azzardare, allora, a questo punto, visto che abbiamo parlato di viaggio a un senso solo. Non è quello che volevi te, però non ho neanche il testo, quindi vado un po' così, a memoria. Viaggio a un senso solo. Da ricordo. Non in volo, aspetto un film, orizzonti neanche troppo lontani. Sto giro tondo d'anime, chi si volta è perso e resta qua. Per certo, amico, sono voltato anch'io, per raggiungerti ho dovuto correre, ma più mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti anche se tu non ci sei più. Se tu non ci sei più, viaggia un senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermatene nei confini, solo orizzonti neanche troppo lontani, che ti cercherò nel posto, che tu senti te e al mio fianco mi dirai. Destinazione paradiso, paradiso città. E questo è la destinazione paradiso. Che poi una, questa Luca, se ti ricordi, anche Laura Pausini, no?
Sì, era anche la canzone di Laura, che ha fatto anche Laura, e dicevo uno dei cavalli di battaglia proprio di Gianluca Grignani. Ecco, basta un sì o no, scriveteci se a voi piace o no Gianluca Grignani, perché io credo, e non so se Ross è d'accordo, che Grignani rientra un po' tra quei cantautori che, come dicevi tu, molto bravo, ma che al di là del momento suo particolare di vita, non è molto presente in trasmissioni, il talk show, o perché no, talvolta anche in reality, o anche in trasmissioni tipo The Voice. Faccio un esempio, a me piace molto Emma, però Emma chiaramente è stata spinta molto, è chiaro, veniva fuori da quella fabbrica di talenti, famosi tale scout di Amici, Canale 5, Maria De Filippi, è stata spinta, è ospite in continuazione di trasmissioni anche sulla Rai, ha cantato all'Arena di Verona, insomma, ha fatto, diciamo, una grande carriera. Anche lei è una brava cantautrice, anche interprete. Però ecco, Gianluca Grignani, sinceramente, tutta questa grande spinta non l'ho vista, non so se mi sbaglio, eh. Mi sa che abbiamo la connessione in tilt. No, non c'è, ma io non c'è, ma credo di averti un po' illustrato il personaggio. Non credo che lui caratterialmente sia molto predisposto a queste cose, ecco. Molto probabilmente il motivo è questo, però non te lo posso dare per certo. L'impressione che ho io è che quel tipo di trasmissione lì a lui non credo che gli interessino, ecco. È uno che fa il suo percorso, scrive le sue canzoni, fa i suoi concerti. Per certi aspetti è molto, insomma, in linea con poi quella che è l'attività di un cantautore. Ecco, cioè, lui è un cantautore, insomma. Ecco. Credo che il motivo sia questo, prettamente caratteriale. E lo sai chi è Ross? Un altro cantautore che a me piace moltissimo e che, diciamo, è un po' stile Grignani, non è che fa moltissima apparizione, quando queste apparizioni li fa mi sembra anche un po' timido, un po' in difficoltà, il grande Ivano Fossati. Bah, Ivano Fossati diciamo che Ivano Fossati è un colosso. È un colosso Ivano Fossati. Un immenso personaggio. Sì, appunto, di questo concordo con te, però dicevo, ma anche lui mi sa di una persona molto schiva, no? Non va mai. Mi distratto un attimo perché mi si è spento il monitor di ritorno, poi magari vedrò come mai. Che cosa volevo dire? Volevo dire che Ivano Fossati è un, cioè, senza togliere niente a Gianluca Grignani, però non, insomma, è un mostro sacro della musica italiana, Ivano Fossati, cioè, considera che è anche un uomo a fine carriera, che ha deciso ad esempio di non fare più l'attività live, ma è uno che ha scritto tante di quelle canzoni, ha scritto per tutti dei capolavori, per se stesso delle canzoni stupende, meravigliose. E Gianluca, rispetto a lui, insomma, ancora deve probabilmente maturare, insomma, ecco. Questo senza voler togliere nulla a Grignani, ecco, ma Ivano Fossati è veramente un mostro sacro della musica italiana. No, ma infatti dicevo proprio un discorso così caratteriale o di impostazione, voglio dire, ci sono dei cantautori che a volte troviamo in trasmissioni che non hanno nulla neppure a che vedere con la musica, e altri invece che sono molto schivi, che non partecipano. Mi ricordo, per esempio, un cantautore, anche ormai che pian piano si avvia anche lui al termine della carriera,
che è Francesco Guccini, penso di averlo visto due volte in TV, se non a trasmissione insieme a Gaber, a Dario Fo, cioè, ognuno poi ha anche il suo stile di vita propria, che non sempre e molto probabilmente deve passare davanti, scusa, deve andare dietro invece a quelle che sono le leggi di marketing, di comunicazione e di mercato. Abbiamo così ricordato Ivano Fossati parlando di Gianluca Grignani, e chiedo a Ross se ha qualcosa di Ivano. Ma sai, Ivano non è semplice, perché ha delle strutture musicali abbastanza complesse. Sì, ho qualcosa, devo trovare il blocco giusto, magari ce l'ascoltiamo più avanti. Allora, se tu sei d'accordo, ieri noi abbiamo mandato in onda e ha avuto un grandissimo successo una canzone dal titolo Una storia mai vissuta, ed è una canzone, per chi non ci ha seguito ieri, di un CD che ha fatto Ross intorno a 12 anni fa, se non vado errato. 16, nel 2006. Ecco, quindi 16 anni fa, pensate un po', questo giovane ragazzo che vedete insieme a me ha fatto un CD dove ieri, insomma, abbiamo ascoltato alcune canzoni, e quella, diciamo, che è rimasta forse un po' più nel cuore ai nostri ascoltatori è stata questa, e se sei d'accordo io sarei per riproporla. Sì, io sono d'accordo, perché ritornando al tema dell'amore, questo è un bel gancio su delle cose di cui possiamo parlare dopo che hai passato il pezzo. Bene, allora sentiamo questa canzone di Ross e diamo il tempo anche a lui. Avvisami con lo mandi che controllo il numero. Appunto, e diamo così modo a Ross di risistemare il suo ritorno, sperando che la sua connessione migliori, perché sta andando a scatti, ma non è colpa di nessuno. Ascoltiamo di nuovo la canzone. Voglio credere, il tuo sorriso sia sempre così solare. Non voglio credere che la tua voce sia sempre così armoniosa. Voglio credere, voglio pensare, voglio sperare, sì, voglio sognare. Non voglio credere che i tuoi occhi siano sempre così splendenti. Non voglio credere che i tuoi sguardi siano sempre così intensi. Voglio credere, voglio pensare, voglio sperare, sì, voglio sognare, che quel tuo viso, sai, così speciale. E non conta più chi siamo, e non conta più neanche quello che facciamo, e non conta quello che crediamo di difendere, conta solo
che ci siamo, conta solo quello che proviamo. E se non dovessimo mai più sentirci, e se non riuscissimo mai più a vederci, io potrò comunque, sai, sempre pensarti. Io potrò comunque, sai, sempre sognarti. Perché i nostri sogni, quelli più tuoi, quelli più profondi, sai, quelli più intensi, non faranno mai del male ai nostri figli, non faranno mai del male a tutto il nostro mondo, forse faranno male soltanto a noi stessi. Restiamo spesso a guardare dal nostro bel giardino, chiusi nelle nostre paure, serrati nei nostri timori, con tutte le corazze, con tutte le incertezze, il mondo e la vita che ci passano accanto. Ed ecco questa stupenda canzone di Ross, l'abbiamo fatta riascoltare volentieri, eccolo nuovamente insieme a noi, eccolo qua, ripreso posizione, tutto a posto, nel ritorno? Sì, sì, sono riuscito a rifar partire il monitor. Perfetto, allora dicevamo che questa canzone può essere un bel gancio, come dicevi tu, sul discorso dell'amore. L'amore, come si disse anche ieri, nasce, si sviluppa, o meglio, io ti dico la verità, l'amore l'ho sempre visto, non so te e nemmeno i nostri amici che ci seguono da casa, che ricordo possono interagire con noi. L'ho sempre visto come un percorso, no? Cioè del tipo uno praticamente parte in questo viaggio, si può interrompere dopo poco perché magari il viaggio non funziona, può proseguire fino in fondo, oppure perché no, interrompersi a metà. Alla fine l'amore è un viaggio di conoscenza dell'altra persona, nello stare insieme, nell'avvicinarsi, nello starsi vicino, no? Ma è un viaggio, la vita è un viaggio, come dico sempre io, è un biglietto di solo andata per un viaggio da fare con un solo bagaglio a mano. Che significa questo? Che non si sa bene quello che succederà, ogni giorno è una scommessa nuova, una sfida nuova. L'amore è qualcosa che inizia e sboccia, non sai mai che strada precisa prenderà. Come dicevamo ieri, è uno dei sentimenti sicuramente più belli e più forti, ma allo stesso momento più fragili e più effimeri, sfuggente, insomma, ecco, non è un sentimento facile da gestire, da nutrire, da portare avanti. E il gancio di questa canzone era per, diciamo, se hai ascoltato il testo, perché gli amori non sempre, come dicevi prima te, nascono, vanno avanti, finiscono a metà, oppure vanno avanti per sempre, eccetera. A volte succede anche che nascono, ma non si sviluppano. Questa canzone, infatti, tocca questo tema qua. Ci possono essere delle situazioni, puoi
incontrare nella vita delle persone con cui nasce qualcosa, ti rendi conto che c'è qualcosa, che ci potrebbe essere qualcosa di speciale, ma siccome poi la vita è fatta anche di scelte, precedenti amori, precedenti decisioni, precedenti scelte di vita ti fanno capire che magari quella storia non te la puoi permettere. E quindi rinunci sostanzialmente a quello che potrebbe essere, ma che non sarà, perché nella tua vita hai fatto un altro programma. Ecco, tutto qui. Su questo poi c'è chi potrebbe dire: no, è giusto essere coerenti, è giusto essere fedeli, è giusto. C'è invece magari chi dice: ah, ma ogni lasciata è persa, è sbagliato, la vita va vissuta. Io credo nella coerenza, nel senso che un rapporto di coppia, una storia di amore importante, se l'amore è vero, se l'amore è profondo, implica necessariamente anche fare delle scelte e quindi fare anche delle rinunce. Non ho mai pensato che si debba per forza salire su ogni treno che passa. È anche molto bello quando ami una persona a tal punto da dire: no, tu vieni prima di qualsiasi altra cosa, anche di nuove possibili ventate di emozioni, insomma. Però su questo argomento non so come la vedi te, non siamo tutti sempre concordi. E lo sai una cosa, Rosso? Mentre stavi parlando, mi è venuta in mente una canzone sempre di Vasco, che si chiama Una canzone per te. Una canzone per te. Come non è vero, sei te? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, chi lo sa? Le mie canzoni nascono da sole. Sorridi, abbassi gli occhi un istante. Dici: non credo di essere così importante. Ma dici una bugia, infatti scappi via. Ma le canzoni non sono come i fiori, nascono da sole. Sono come i sogni e poi non resta che scriverlo in fretta perché poi svaniscono e non si ricordano più. Bellissima questa canzone, eh? Una delle prime canzoni famose di Vasco Rossi, questa. Sì, ma io infatti la stavo cantando con te, chiaramente con il microfono spento perché io non sono intonato, non sono niente, però chiaramente quando c'hai la musica nel sangue, le canzoni le conosci, ti viene un po' così da cantarle. Ma ecco una domanda ti volevo fare, tu che segui da molto tempo la musica, la scrivi e la fai, scrivi libri, sei una persona comunque profonda, ma sotto la doccia, la famosa canzone che uno canticchia, te che ti vedrebbe, cioè che canti se lo fai? Io per esempio sono di quelli che sotto la doccia non canto, però ci sono quelli che cantano e spesso e volentieri il famoso detto, la canzone sotto la doccia per far capire quella, insomma, che uno ci inizia bene la giornata. Ammesso che tu la canti, che can
cioè che canteresti o che canti? Guarda, devo dirti la verità, io non ho mai cantato sotto la doccia. Perfetto. E questo perché probabilmente canto in altri momenti, e la doccia per me invece è un momento di grande rilassamento. Come ti dicevo ieri, io ho un rapporto molto viscerale con l'acqua, ho proprio bisogno, l'acqua mi rigenera, quella del mare in maniera incredibile, ma anche stare 10 minuti sotto una doccia per me è una cosa fondamentale, tant'è che la faccio tutti i giorni proprio categoricamente. Mi piace poi anche, per dire, l'acqua calda, no? Sulla cervicale. Ora cominciamo a avere un po' di acciacchi io e te, no? E quindi l'acqua è veramente un elemento stupendo. Se poi ci si può abbinare anche una cromoterapia, che mentre fai una doccia ti lasci ipnotizzare da un cambiamento di colori, ancora meglio. Però non canto sotto la doccia, devo essere sincero, non ho mai cantato. Ecco, parliamo un po' del tuo rapporto con l'acqua e quindi con il mare. Ieri abbiamo visto anche delle foto, se vogliamo possiamo ancora rivederle. Eccole qua, facciamole partire. Dove, insomma, c'è un po', non è questa, quindi come non detto non vediamo niente. Questo, come diceva qualcuno più famoso di me, è bello della diretta. Dicevo, abbiamo visto delle tue foto dove hai una barca, e quindi avevi, scusami, infatti stavo leggendo, poi hai detto avevi una barca. Comunque hai vissuto il mare, hai avuto un amico che poi ti ha dato anche una mano nello scrivere dei testi del tuo CD, che è stato campione nazionale a squadre di sub, quindi è iniziato anche questo percorso con il sub. Questa tua passione l'ha trasmessa anche a tuo figlio. E quindi, ecco, diciamo un po' il tuo rapporto con il mare, com'è? Un qualcosa che ti rilassa, che ti fa riflettere, che ti fa pensare, oppure semplicemente svago, bagni e così? Guarda, l'amore io lo leggo, l'amore per il mare lo leggo moltissimo all'apnea, perché fin da piccolo, fin da quando ero ragazzino, mi ha insegnato a respirare senza respirare, e strada facendo ho scoperto che andare sott'acqua senza respirare è un po' andare dentro se stessi, tant'è che nella filosofia di Umberto Pellizzari io ho il brevetto Apnea Academy, che è appunto il brevetto della scuola di Umberto Pellizzari. Nella filosofia di Umberto Pellizzari si dice che il subacqueo con le bombole va sott'acqua per guardare fuori, il subacqueo in apnea va sott'acqua per guardarsi dentro. Questo perché? Perché l'apnea non è un gesto atletico dal punto di vista della potenza fisica. L'apnea è un gesto mentale, ci vuole tanta concentrazione, una grande conoscenza del proprio corpo, dei propri limiti, delle proprie capacità. Bisogna riuscire a fare delle tecniche di rilassamento per abbassare i battiti cardiaci e portare il consumo di ossigeno ai minimi termini. E questo ci consente di compenetrare nell'elemento liquido con la massima armonia, con la massima tranquillità, con la massima serenità. Andare sott'acqua in apnea è fare un viaggio dentro se stessi, dentro le proprie paure, dentro le proprie ansie, dentro i propri limiti. Il rapporto col mare è legato a questo. Io ho proprio bisogno di vedere il mare, anche d'inverno vado. Il mare è una droga. Ti voglio dire una cosa bellissima di un pescatore che conosco a Castiglione della Pescaia, che un giorno mi ha detto una frase meravigliosa guardando la sua barchetta,
ormeggiata sul molo di Castiglione, guardando il mare con degli occhi pieni di amore, di ammirazione per questo grande elemento liquido che ci sfida, che ci chiama, che dobbiamo sempre rispettare, guardando il mare mi disse: ricordati che quando vai per mare tutti i problemi rimangono a terra, quando sei in mare c'è soltanto il mare. Una cosa bellissima che mi è rimasta dentro, questo pescatore tra l'altro è un amico, è il padre di un mio caro amico con cui vado anche a volte, è capitato di andare a pesca subacquea insieme. Ecco, questo racconto di questo pescatore ti fa capire che cos'è il mare. Una cosa fondamentale da dire è che il mare non va mai sfidato, mai. Il mare va sempre rispettato e alle prime avvisaglie, perché lui ci dà sempre dei segnali, ai primi segnali dobbiamo rientrare in porto. Non va mai sfidato il mare, perché può essere molto pericoloso. Ecco, per esempio, io ho avuto da piccolo un'esperienza importante, perché ho iniziato con un corso di barca a vela e poi anch'io con il mare ho un rapporto particolare, perché sempre con la barca a vela, non so se tu sei ferrato o meno sulla vela, ma non so chi ci segue, ho cominciato con l'Optimist, che sono le barchettine piccoline dove appunto ci fai scuola vela da piccolo, poi crescendo il Fly Junior, il 470, insomma, voglio dire, sempre barche a vela, chiaramente non cabinate, quelle da regate, da due persone, quindi il prodiere, che è colui che sta a prua e si dice proprio in gergo cazza il fiocco, cioè la vela più piccola, e il timoniere, che invece chiaramente ha in mano la situazione, appunto il timone, che invece cazza la landa, cioè tira la landa. E quello che ha detto è vero, non va mai sfidato il mare. Quando ti rendi conto, io parlo delle mie esperienze, che poi è durata 15 anni, non poco, ti rendi conto che il vento cambia, entra un vento particolare, si alzano le onde, siccome non vai per lavoro, almeno io non andavo per lavoro in mare, cosa che invece magari i pescatori fanno, devi tornare e rientrare, perché è assurdo continuare a fare gli spiritosi e trovare una sfida verso un qualcosa che è sicuramente più grande di te e non ce la faresti mai. Quindi concordo con ciò che ha detto. E mentre si parlava di mare, mi è venuto in mente una canzone di un altro cantautore che ha fatto proprio tipo l'apnea di Rosario, che è andato un po' giù, poi è risalito, ha preso un po' di ossigeno e è andato giù, che è Luca Carboni. Perché Carboni ebbe un exploit al suo inizio incredibile, poi ha avuto uno stop, ha fatto delle canzoni insieme ad altri colleghi, si è riaffacciato durante un'estate, poi sparisce, poi riemerge, proprio veramente come un'apnea. Ecco, che mi dici di Carboni? Probabilmente perché, se non erro, cantava quella canzone che faceva appunto mare, 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 no, non posso più aspettare. Mare, 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 ma che voglia di annegare. Mare, 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 come diciamo che di questa canzone mi piace il tema, però devo essere sincero, no, Carboni non mi ha mai appassionato particolarmente, devo essere molto sincero, tant'è che non ho testi, non ho musiche, non è proprio il mio ideale di cantautore, ecco. Però me la ricordo anch'io, ora ti ho accennato giusto un pezzetto di ritornello. Quella era carina, quella canzone, sì, effettivamente. Poi chiaramente ogni cosa che parla di mare a me mi entusiasma, quindi ecco, io vorrei un attimo bloccarsi e tornare a un'altra tua canzone che parla di amore, si chiama Ricordati di me.
a differenza di Antonello Venditti, che fra l'altro Rosso non abbiamo mai ricordato, Antonello Venditti, né ieri né oggi, devo dire, Venditti l'abbiamo proprio accantonato, ma senza volerlo, perché come vedete è una chiacchierata senza scaletta, senza niente, quello che ci viene in mente è quello che diciamo. E Antonello cantava Ricordati di me, e te la chiamata Ricordami, Ricordati di me. Quindi siamo un po' una pagliata fra te e Venditti. Ma sai, il discorso dei titoli, se ci guardi, ce ne sono tantissimi di identici. No, ma la mia è una battuta. Vai a fare ad esempio una ricerca di un... No, ti fa anche capire a tutti l'amore, non lasciare ricordi me, sono parole, sono frasi che ricorrono in tutti i cantautori, perché alla fine, come diceva un filosofo, è un grande palcoscenico dove cambiano gli attori, ma la farsa è sempre la stessa. E quindi è normale che poi i titoli delle canzoni di amore un po' si assomiglino, se non siano addirittura identici. Venditti, non è che abbiamo trascurato solo Venditti, ne abbiamo trascurati tantissimi, perché se pensi ai cantautori italiani, c'è Bennato, c'è Venditti, c'è Cocciante, c'è Baglioni, insomma, sono tantissimi cantatori, c'è Baccini, c'è Eugenio Finardi, cioè, ricordarli tutti, ci stiamo una settimana qui, no una notte, capito? Possiamo fare certo qualcosa di Venditti, anzi in realtà abbiamo fatto, perché quando te ieri hai lanciato l'aperitivo abbiamo fatto Sotto il segno dei pesci. Hai ragione. Ha ragione, Sotto il segno dei pesci in apertura facemmo ieri, è vero, sì. Allora, dimmi tu se andiamo con qualcosa che hai già in canna, vedo dalle mani, oppure con Ricordati di me, che la tua canzone... Visto che avevi citato Venditti, si poteva stare su un... Sara, svegliati è primavera. Sono sette e tu devi andare a scuola. Oh, Sara, prendi tutti i libri ed accendi il motorino. E poi attenta, ricordati che aspetti un bambino. Sara, se avessi soldi ti porterei ogni giorno al mare. Sara, se avessi tempo ti porterei ogni giorno a far l'amore. Oh, Sara, mi devo laureare, forse un giorno ti sposerò. Chiesa, sta aspettando per poter piangere. Direi più che perfetto dopo questo grandissimo Antonello Venditti con Sara, e questo diciamo è uno dei pezzi più gettonati di Venditti, e Sotto il segno dei pesci abbiamo fatto ieri. Ascoltiamo adesso Ricordati di me, la canzone di Ross che risale a 16 anni fa, che è il suo CD, e vi voglio ricordare che, così ci ha detto ieri, sta lavorando a un nuovo CD, chissà, pandemia permettendo, quando potrà uscire, ma noi già da adesso gli facciamo un grossissimo in bocca al lupo. Siamo a buon punto, posso dirti che siamo a buon punto, se tutto va bene, fine marzo comincerò a pubblicare il primo singolo.
Ricordati di me quando sarai sola, quando nella tua vita io non ci sarò. Ricordati di me quando sarai lontana, quando avrai capito chi sei e cosa vuoi. La vita va così, non la puoi fermare, quello che deve essere poi sarà, se salti sopra un treno che passa al volo, nessuna occasione mai ti perderà. Quando ti fermerai sui tuoi ricordi, ripenserai a quello che eravamo noi, il tempo sembrerà essersi fermato, e allora capirai chi sei e cosa vuoi. Quando ti fermerai sui tuoi ricordi, ripenserai a quello che eravamo noi, il tempo sembrerà essersi fermato, e allora capirai chi sei e cosa vuoi. Ed ecco quindi il pezzo di Ross che abbiamo sentito, ricordati di me. Ecco Ross, no, ecco, ci sei Ross? Sì, ci sei. Dicevo che questa tua canzone fa parte appunto di questo CD, Quando crescerai, com'è che dice il testo, quando crescerai chissà cosa vorrai fare, insomma, no? Quando sarà grande. E nei rapporti a volte le donne lo iniziano ma non sanno poi cosa vogliono veramente, intendo, ma sai, non solo nel senso, non solo le donne, nel senso, quando un rapporto comincia, spesso comincia sulla base di un'attrazione fisica, di un'attrazione chimica, di un fascino che può essere psicologico, intellettuale, e strada facendo che poi un uomo o una donna capisce che cosa vuole, che cosa si aspetta da un rapporto, da una persona. Non è che all'inizio hai subito le idee chiare, insomma, diciamo che l'amore è un sentimento che si costruisce, si sviluppa, si evolve strada facendo, e questa canzone qui, come la precedente, parlava di un amore che non si concretizza, questa invece è una canzone scritta alla fine di un amore, quando con tristezza ti chiedi se
cosa sarà del tuo rapporto con quella persona, se finirà tutto per sempre, se rimarrà qualcosa, se rimarranno dei ricordi oppure no. Una canzone un po' nostalgica, ecco, diciamo, un po' nostalgica. Che poi, diciamo la verità, che nonostante una persona si possa mettere con un uomo, con una donna, rimane nel cuore comunque il vero amore della vita, anche se uno cambia, no? Ci sono stati fatti anche diversi film, dei libri, dove praticamente si può cambiare compagno a compagno, però nel cuore un pezzettino magari rimane sempre una sola persona, ecco, perché anche se la storia è finita, qualcosa ti rimane sempre. Ma io non credo che ti rimanga una sola persona. Io sono dell'idea che noi portiamo nel nostro cuore tutte le persone che abbiamo amato. In qualche modo un pezzetto di quella persona resta dentro di noi, va a nascondersi, va a scivola in una piccola, lontana parte del nostro cuore, in un anfratto nascosto dove non ci dà fastidio, dove non ci fa più male, ma rimane qualcosa, perché chiaramente io parlo di amori importanti, parlo di storie importanti dove tu dai tanto, ricevi tanto. Ecco, quando una storia di amore è importante, qualcosa di quell'amore ti resta, fa parte del tuo bagaglio e ti serve anche per far sì che l'amore successivo, l'amore che viene dopo, non scivoli magari sugli stessi errori, non faccia gli stessi sbagli, e quindi diventa anche un patrimonio la storia che hai vissuto per la tua conoscenza di questo mondo così difficile, di questo sentimento così meraviglioso che è l'amore, insomma. Sì, questo è vero, anche se chiaramente nel cuore rimane un po' tutto quello che è stato amore vero, concordo con te, eccetto c'è qualcuna più, qualcuna meno. Anche perché l'amore è poi una cosa particolare, no? Perché si cerca, almeno noi uomini, di essere più delle donne, almeno così dicono gli esperti, più razionali, più freddi. Però poi alla fine, quando c'è l'amore, ti travolge, no? È come quando ti arriva un'ondata d'improvviso e sei su uno scoglio, tornando un po' al mare, ti travolge e poi a volte rimani bagnato, a volte ti asciughi subito, però comunque se c'è qualcosa che ti prende in maniera importante, e stiamo parlando di sentimenti, è chiaro che a volte non è poi così facile gestire la situazione in modo razionale, in modo ragionato, no? L'amore è un qualcosa poi alla fine di bello, proprio perché talvolta saltano anche quelle regole della vita, no? Guarda, ti faccio un'anticipazione. Nel mio prossimo disco, che credo di riuscire a terminare per la fine di marzo, il primo pezzo che aprirà il CD, che poi sarà un percorso nell'amore, si chiamerà Quattro Passi nell'amore, saranno sei canzoni che ho scritto nell'arco di quest'estate, che fanno una sorta di percorso nell'amore in tutte le sue fasi, da quando, diciamo, in tutte le sue fasi, quelle, diciamo, più forse un po' più drammatiche, cioè quelle terminali dell'amore, quando una storia va in crisi e tutto quello che poi succede dal momento della crisi in poi. Il primo pezzo si chiama, perché è già quasi pronto, si chiama Testa e Cuore, e qui faccio un riferimento a quello che dicevi te. Io non credo però che la razionalità sia maschio, io credo che la razionalità sia femmina. Noi siamo più passionali, nel senso, noi ci lasciamo trasportare di più. Sai, c'è anche una
un racconto un po' buffo, ora non mi ricordo di chi, una sorta di barzelletta, che dice che noi uomini non abbiamo sangue a sufficienza per irrorare contemporaneamente il cervello e le parti basse. Cioè, questo significa che quando noi siamo carichi di ormoni, ferormoni, endorfine e siamo davanti alla donna che amiamo e che desideriamo più di ogni altra cosa al mondo, non abbiamo a sufficienza sangue per irrorare la testa, mentre invece le donne hanno una marcia in più rispetto alla razionalità. Non voglio dire che le donne non siano passionali, assolutamente, però le donne forse hanno le idee più chiare, arrivano a un certo punto che loro mettono davanti di più la testa, diciamo, rispetto a noi. Noi siamo forse, ci facciamo un po' più trascinare dal cuore, loro riescono a mettere la testa avanti, e quando una donna mette la testa avanti è dura, è difficile, perché le donne sono molto più forti di noi, in amore sono più forti di noi. Io non ho mai capito chi è che ha inventato il termine della razza debole e della razza forte, ma io sinceramente non mi sono mai sentito razza forte, ho sempre visto la donna molto più forte di noi. Sai, poi io credo che è anche questione di carattere, perché comunque due persone, come ci vedete, si conoscono, poi iniziano a frequentarsi, ognuno ha il suo carattere, e a volte c'è anche chi dei due non fa un passo indietro, e spesso le storie, anche quelle più belle, finiscono pur essendoci un grande amore, una grande passione, però per incompatibilità di carattere, perché ti rendi conto che è più il tempo in cui sta male che in quello che invece stai meglio. Io conosco, insomma, degli amici che purtroppo sono lasciati dalla propria donna pur amandola, perché proprio non c'era compatibilità di carattere, era un discutere dalla mattina alla sera, e come si dice a Siena, era più patire che il, cioè a Siena si dice più patire che il gode, cerchiamo di tradurre in italiano, è più il patire che il godere, insomma, ecco, e allora talvolta finiscono anche per questo. Una cosa, però scusa Luca, perché questo argomento, questo punto che hai toccato, lo trovo particolarmente interessante. Io sono d'accordo fino a un certo punto, e ti spiego perché. Perché sul discorso dell'incompatibilità di carattere io ci credo fino a un certo punto, e ti spiego perché. Perché io sono convinto invece che la diversità tra due persone sia invece spunto di arricchimento. Cioè, due persone molto simili, due persone molto uguali, cosa si possono dare? Cioè, è più facile che due persone molto diverse possano darsi delle cose l'uno all'altro, perché tanto di perfetto non c'è nessuno, e quindi due persone molto diverse possono rappresentare una grandissima occasione di crescita. Quello che semmai dobbiamo dire è che non sempre nell'amore le persone hanno voglia di lavorare, hanno voglia di costruire, hanno voglia di convergere. Cioè, quello che serve nell'amore è un punto d'incontro, è il desiderio di trovare un punto d'incontro, di trovare una quadra, di mediare fra le personalità opposte. Forse la cosa che porta poi alla rottura, secondo me, non è tanto la diversità caratteriale, ma quanto la voglia di non dover fare questo lavoro, cioè di non dover cercare costantemente un equilibrio, un punto di incontro. Però allo stesso momento, quando tu non devi fare un lavoro, quando non devi cercare un equilibrio, quando non devi cercare un punto di incontro, corri il rischio di cadere nella monotonia, di cadere nella noia, nella routine, nella quotidianità. Il bello dell'amore è che è talmente complesso questo argomento che spesso e volentieri succede che qualsiasi strada prendi ti sembra sempre
che non sia quella giusta. Ma io in verità, guarda, invece Rost, ti dico che l'aspetto caratteriale per me invece è importante, perché accade che magari ti innamori di una donna, sta bene con una donna, poi inizi a confrontartici, a parlare, e vedi che alla fine sei in due binari diversi, e allora diviene faticoso. Sì, mi posso collegare a questo punto al tuo discorso. Allora dice uno che fa, si mette in gioco, riazzera, fa un passo indietro, trova una mediazione, inizia il lavoro che appunto dicevi te, ma a volte lavori ma non arrivi a niente, quindi è normale, credo, che poi uno di due si stanchi, no? Cioè qualcuno diceva sono stanco di essere stanco, ecco, che detta così sembra una stupidaggine, ma se invece amici analizzate questa frase, è una frase seria e profonda, cioè essere stanco di essere stanco. Cioè a volte anche lavorare, non vedere frutti, ti porta poi, credo, anche a una rottura, no? Ma secondo me non vedi frutti nel momento in cui è uno solo che lavora. Se lavorano entrambe le persone, nel senso, se due persone si amano per davvero, se si adorano per davvero, perché spesso e volentieri poi nelle storie d'amore c'è uno che ama tantissimo e uno che ama un po' così, ma se invece due persone si amano all'unisono, si amano tanto, si stimano, si rispettano, si vogliono bene per davvero, va da sé che entrambi facciano questo lavoro, che non diventa nemmeno più un lavoro, perché sennò la parola lavoro già di per sé è pesante, no? Diventa neanche un lavoro, diventa l'occasione per in qualche modo ammortizzare le negatività dell'altro. Questo che significa? Significa che se io amo una persona non posso amare soltanto i suoi lati positivi, devo imparare ad amare, non uso neanche la parola accettare perché è brutto, ma devo riuscire ad amare anche quella parte di lei che magari mi piace meno. E se l'altra persona fa esattamente la stessa cosa, il rapporto funziona, funziona anche nella diversità, e la diversità diventa motivo di arricchimento, perché dove magari non arrivo io, arrivi tu, e dove non arrivi tu, arrivo io. Ecco che la coppia cresce. Ma sai, questo è vero, però penso che a volte siamo un po' troppo condizionati dai film, dalle serie TV, cioè diciamo che la vita non è poi Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè purtroppo la vita è cambiata, siamo tutti più stressati, siamo tutti più, anche perché no, nervosi, ormai credo che il 40% delle persone il giorno si trovano a pranzo insieme, intendo marito e moglie o compagno e compagna, perché di solito usciamo la mattina e ci vediamo la sera, quindi sono cambiati i ritmi, c'è appunto più nervosismo, e penso che a volte quelli che vediamo nei film rimangono nei film, sono favole, sono storie che in realtà, parlo chiaramente, questa è la mia idea, non esistono, perché anche il fatto, come dicevi te, qui mi ci trovi, concordo, il fatto di dire lavoriamo insieme per tutte e due, poi alla fine, no? Cioè dove non arriva uno arriva l'altro, è tutto vero, però c'è anche delle situazioni in cui appunto due persone di fatto sono l'opposto, e i poli opposti si attraggono. Questo scippo, non credo, i poli opposti stanno all'opposto, e quindi con il passare del tempo essere uno a destra e uno a sinistra è faticoso, e talvolta la storia viene tagliata, almeno questo è il mio pensiero. Ma penso un po', la vita è proprio bella perché ognuno la vede a modo suo, la interpreta a modo suo, altrimenti saremo come il famoso video, visto che parliamo anche di musica, anche se stasera parliamo molto più noi che non la tua chitarra. Ma a parte questo, il famoso video dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, dove c'erano tutte le persone uguali che camminavano, entravano nel tritacarne e uscivano appunto carne macinata. Cioè tutte le persone uguali
non siamo, ognuno ha il proprio carattere, ha le proprie sensibilità, il proprio stile di vita, perché no, le proprie idee, le proprie convinzioni, e quindi è chiaro che se accanto c'è una persona che pur amandola non comprende, non accetta questo, vai poco lontano, ecco. Ma vedi Luca, tu mi hai dato ragione, perché hai detto accetta, non comprende. È questo il punto, capito? Cioè, se due persone non convergono, nel senso, i pari opposti non si attraggono, si attraggono come? Nella logica dell'universo, della chimica, degli elettroni, delle cellule, noi siamo composti di cellule, no? E il negativo attrae il positivo, non si respingono, si attraggono. Noi siamo affascinati da quello che è diverso da noi. A noi ci piace la donna perché è diversa da noi, siamo due esseri appartenenti alla stessa razza, ma di due specie completamente differenti, no? E quindi siamo attratti dall'opposto. Ma se uno non lavora e lavora invece soltanto una delle due persone, ecco che succede quello che hai detto te. È chiaro che poi uno si stanca, dice: ma come, io mi impegno, fo di tutto per venirti incontro, per convergere. Tu non mi capisci, tu non mi comprendi, cosa significa? Che l'altra persona non converge, capito? Per sintetizzare questo e riportarci anche alla canzone, è fondamentale che due persone che si amano si sentano in mezzo al mondo, come quella canzone bellissima di Biagio Antonacci che fa così. Di fronte al tuo sorriso ho chiesto solo aiuto, ma non so chi sei. Ti ho visto parcheggiare, condannata dalla fretta, ma non so chi sei. Sono giorni che penso di essere diverso, sono giorni che conto a fatica perché sono giù. Giuda, non vedi che il tempo sta finendo? Grazie a quel tuo straniero sorriso ho capito che c'è il paradiso. Se il coraggio portasse il tuo nome lo pronuncerei. In mezzo al mondo io e te, in mezzo al mondo io e te, in mezzo al mondo. Due storie forti, la rabbia e il tempo, io senza sapere che so che mi contaminerei, io senza sapere chi sei, la voglia come sa parlare, la voglia come sa aspettare. Na, na, na. Non so se conoscevi questa canzone che è veramente bella. Di Biagio Antonacci conosco tutto, come dissi ieri, sono una persona che lo segue, mi piace come canta, come interpreta anche la vita, come si propone e come interagisce appunto con il pubblico. Allora, esattamente quasi un'ora fa è arrivato un messaggio, poi ci siamo immersi in un discorso profondo sull'amore, è una domanda che ti fa Paola, ti dice: ma se non canti sotto la doccia ascolterai della musica di sottofondo, ma con che musica accompagni la tua doccia, Ross? Ma allora, se devo ascoltare qualcosa mentre faccio la doccia, ho bisogno di una musica particolarmente rilassante e anche poco impegnativa. Quindi metto, che ne so, dipende poi dallo stato d'animo, nel senso che se è una giornata in cui ti devi caricare, la doccia fai per caricarti, allora è capace anche che mi metto un bel disco degli SDC,
Se invece è una doccia di fine giornata che deve servire a rilassarmi, posso tranquillamente mettermi un bel CD di Biagio Antonacci, perché no? L'amore si ascolta sempre molto volentieri. Anche perché poi viviamo, diciamo, la verità di amore, sensazioni, sentimenti, e quindi sono in perfetta sintonia con te. Sai cosa pensavo? Un altro cantautore che a me mi ricorda molto l'amore, perché ha una dolcezza, una sensibilità proprio vocale incredibile, che è Fabio Concato. Concato è un cantatore fantastico. Devo dirti che ci ho lavorato un paio di volte e mi affascina veramente tanto la sua capacità di scrivere delle cose veramente bellissime. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, su quello scoglio che ci si può tuffare, e da quello scoglio è una goccia di gabbiano. Stammi vicino e prendimi per mano. Questa è una canzone bellissima. Io adoro Concato. Ora non ho degli spartiti con Concato, ma lui fa delle canzoni veramente stupende, meravigliose. Ma poi hai sentito, c'è, cioè, quel tono di voce veramente dolce, cioè ha una tonalità molto soft. Domenica ti porterò sul lago, vedrai sarà più dolce, ti amo. È molto bravo, ha una voce molto particolare, tant'è che non è facile fare Concato, come hai potuto sentire anche ora che ho improvvisato Domenica Bestiale. Se non trovi gli accordi giusti ti fermi subito, perché ha un'estensione vocale molto alta, e quindi è un pezzo che prima di farlo te lo devi studiare. Non è, insomma, la canzone del sole, le bionde trecce, occhi azzurri, e poi, cioè, è la musica di Concato, anche a livello proprio di struttura musicale, è complessa. Ci sono dei giri armonici sofisticati, ed è per questo che è così bello e così raffinato il sound di Concato. Ma sapete qual è il bello di questa gente della notte e Ross Barr? È che veramente, ma vi garantisco, noi non prepariamo niente, non abbiamo scaletta, non abbiamo niente, quindi andiamo così a briglia sciolta a parlare di quello che ci viene in mente. Quindi quei due o tre blocchi che mi ero preparato non sono serviti a niente, guarda, questo lo posso anche eliminare. No, ma io credo che poi questo è il bello, no? Perché voglio dire, uno come Ross, che è una vita che canta, alla music service, conseguentemente computer, testi, tecnologia, cioè uno si può mettere d'accordo e dire stasera facciamo queste 5, 10, 15 canzoni, uno se le prepara, perché no, anche con la base. Invece abbiamo deciso insieme a lui di fare questo, cioè di essere seduti su una poltrona, su una sedia, e parlare di quello che ci viene in mente. Voi potete interagire con noi, noi vi ascoltiamo, noi diciamo delle cose, chi ci vuole sentire ci segue, chi non ci vuole vedere velocissimo, basta scendere con il ditino un po' più giù e salti la diretta, e quindi il problema non sussiste. E ti volevo dire una cosa. Tra l'altro, Luca, vorrei ringraziare Paola, che è stata interattiva con noi, che ha fatto quella domanda sulla musica di sottofondo durante la doccia, ma anche a noi ci interesserebbe sapere lei che cosa ascolta, magari ce lo può scrivere. Certo, non c'è dubbio. Ma ieri, fra l'altro, abbiamo avuto una marea veramente di interazioni, però noi abbiamo deciso, appunto, con Rossi, di non fare il jukebox, perché ieri a un certo punto sembravamo davvero centralino
di Canale 5, era tutto uno scrivere, mi canti questo, no, quest'altro, e forse abbiamo creato un po' di timore con coloro che ci seguono, ma noi ricordiamo che, come vedete scorrere in sovraimpressione, potete commentare sulla pagina noi o scrivere su WhatsApp ciò che volete, noi non censuriamo nessuno. Stavo dicendo, appunto, gente della notte, e mi viene in mente Certe notti di Luciano Ligabue, perché quella è una canzone insieme, appunto, a Gente della notte di Jovanotti, per me, che ho fatto per tanto tempo di giochi in radio discoteca, e per Ross, che ha cantato, che poi fa un lavoro, appunto, di service audio e video per i tour di cantautori, così, cioè, alla fine, ora no, per me, ma ancora lui sì, quando gli daranno chiaramente la possibilità di farlo. È un uomo della notte, perché chiaramente quando finisce un concerto poi c'è da smontare tutto, non è come il Palio di Siena che poi si smonta il giorno dopo, no, bisogna smontare giù le torri, le americane, i microfoni, insomma, le casse. Alla fine Ross, mi immagino che arriva a casa quando va bene alle 10 la mattina, e quindi lui è un uomo della notte. E Luciano Ligabue in Certe notti racconta di fatto quello che accade alle persone che vivono soprattutto di notte. Certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei. Certe notti la radio non conta, quello che conta è sentire che va. C'è la notte che ti tiene tra le sue tette, un po' mamma, un po' porca com'è. Certe notti da farci l'amore, fin quando fa male, fin quando ce n'è. Questa è molto bella, questa canzone di Ligabue. Ora non ho il testo, quindi non te la faccio. Non te la faccio tutta perché non ho il testo. Tra l'altro, Ligabue ha fatto veramente delle canzoni bellissime, oltre alla notte ha cantato anche la vita del mediano, no? Fatto venire in mente una cosa buffissima di Zalone che faceva: certe notti la macchina è calda, dove ti porta decide lei. Certe notti vai dal concessionario e gli dici: oh, ma sta macchina fa come cazzo di fare. E prima, mentre Ligabue è un grande, sì, dicevo proprio prima, quando ho iniziato a cantare, io forse ritorno non l'ha visto, ti ho fatto vedere il telefono dove Paola ha risposto e dice: caro Ross, spazio da Bruce Springsteen ai Subsonica per darmi la carica, poi sempre radio di sottofondo, talvolta anche Giorgia, complimenti a te e a Luca, ci tenete molta compagnia. Grazie Paola e complimenti per la scelta musicale, perché Bruce Springsteen, il grande boss, è qualcosa
di fantastico. La musica di Bruce Springsteen è veramente fantastica, e se ti serve per darti la carica, hai scelto sicuramente l'uomo giusto. Allora, sono le 23:41, ci avviamo pian piano alla conclusione. Voglio però rientrare un attimo nel tema dell'amore con un'altra canzone presente nel CD di Ross di 16 anni fa, si chiama Eri bellissima, e a questo giro facciamo all'incontrare. Ross, spiegaci la prima e poi l'ascoltiamo. Allora, Eri bellissima è una canzone che nasce in un momento di rinascita, scusa ora la sovrapposizione del concetto, nel senso che a volte, come dicevamo prima, le storie d'amore finiscono, quando finiscono lasciano delle ferite, però succede a un certo punto, quando magari meno te l'aspetti, quando hai passato un periodo di solitudine, di riflessione, dove magari hai cercato di capire che cosa non ha funzionato, perché una storia è finita, dove hai sbagliato, proprio per far sì che nel tuo bagaglio personale ci siano poi gli strumenti nuovi acquisiti dalla delusione, no? dall'amarezza di un qualcosa di bello che poteva magari durare di più e invece non è durato abbastanza. Arrivi a un certo punto, in quel momento in cui sei in una sorta di stallo sentimentale, che ti senti un po' come un campo arato senza un filo d'erba, ti sembra che non sarai più capace di provare sentimenti o di essere particolarmente coinvolto da un'altra donna, e invece poi magicamente succede che incontri una persona e quella persona ti appare bellissima e ti fa capire che sei pronto nuovamente ad amare. Un'altra sera se n'è andata, ma io non riuscirò a dormire. È successo qualche cosa in me che però non so spiegare. Mi sembrava tutto facile, tu eri bella da impazzire. Mi sembrava solo un gioco, mi sembrava semplice. Mi son perso nei tuoi occhi, trasparenti come il mare, mi ha stregato il tuo bel viso, la tua voce e il tuo sorriso. E tu eri bellissima, bellissima tu. Non ti prego non andare più, ma tu eri dolcissima, dolcissima tu. Non ti prego non andare più. Oh, 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 oh. Ti ho sognato, tu mi piaci da morire. Non voglio più star male, non ho voglia di soffrire. Non credevo che accadesse, non pensavo che potessi riprovare certe cose, quando invece ho visto te. Non ti prego non andare più, ma tu eri dolcissima, dolcissima tu. Non ti prego non andare più. Io credevo di aver perso la capacità di amare,
ho capito che sbagliavo proprio quando ho visto te. Non ti prego non andare più, ma tu eri dolcissima, dolcissima tu, non ti prego non andare più, ma tu eri bellissima, bellissima tu, non ti prego non andare più. E tu eri dolcissima, dolcissima tu, non ti prego non andare più. Oh, oh, oh. Eri bellissima. Eri bellissima la canzone di Ross, molto bella sia a livello di testo che a livello musicale. Sei veramente una persona molto sensibile, perché comunque riesce a fare dei testi molto profondi e soprattutto molto veri, e questa non è né ruffianaggine, ma semplicemente ciò che penso, e mi sembrava giusto dirtelo. Sono contento di una cosa, e ringrazio chi ci segue, perché abbiamo stasera avuto dei picchi importanti di ascolto, ma soprattutto una media alta, e che significa che quello che diciamo di fatto non è roba banale, ma sono cose che possono spingere tutti noi a fare delle riflessioni, e perché no, noi vogliamo accompagnare verso la notte, verso il sonno, diciamo, in maniera così pacata, tranquilla, appunto, con quattro chiacchiere al bar. E ci è arrivato intanto un altro messaggio WhatsApp che ti leggo subito, di Martina, che dice: grande Ross, ti ho visto molte volte cantare in un periodo, se non ero, facevi solo le cover di Vasco Rossi. Sì, c'è stato un periodo in cui avevamo un gruppo insieme a Foghi, che è un grande bassista, Paolo Lopi, Alessandro Gervi alla batteria, Jonathan Caradonna alle tastiere. Ci chiamavamo Buoni e Cattivi e facevamo tutti i pezzi di Vasco. È stato un episodio musicale divertente. Un'estate abbiamo fatto diversi concerti ed è stato molto molto bello giocare a fare la rockstar, ad essere Vasco Rossi. E Martina quindi ti ha seguito. Mi fa piacere che ci abbia visto. Cioè, Martina quindi ti seguiva in questa tua grazie Martina, grazie. In questa tua avventura, appunto, dove facevi insieme ad altri amici le cover di Vasco, anche perché se si dice di suonare Vasco, come ha detto te, ci si sta tutta la notte, perché in carriera ha talmente prodotto la musica che non si finirebbe più. Ecco, visto che tu hai fatto le cover di Vasco Rossi, ci hai lavorato insieme, e so che ti farò una domanda difficile, già lo so, ma ci provo. Qual è la canzone di Vasco Rossi che hai nel cuore? Guarda, rispetto a questo voglio raccontarti due cose di Vasco, visto che siamo in fondo alla puntata. Quando mi proposero di fare il fornitore audio per il tour di Vasco, Rewind Tour, io accettai immediatamente, ma siccome quell'anno avevo anche altre tournée in contemporanea, avevo tutta la tournée estiva dei Negrita, tutta la tournée estiva di Patti Pravo, tutta la tournée estiva di Max Gazzè,
per riuscire a fornire anche il materiale a Vasco, a fare una squadra tecnica, eccetera, dovetti fare degli investimenti importanti e quindi, come si suol dire, mi dovetti dare da fare a corsa per mettere insieme una produzione molto grossa, un impianto da 100.000 watt. Non fu un gioco da ragazzi, perché ero già partito con le altre quattro tournée, avevo già tanto materiale fuori, avevo già tanti tecnici fuori, e quindi sono stato travolto dalla praticità dell'impegno e ho inconsciamente trascurato l'emotività. Cosa voglio dire con questo? Che non mi sono reso conto a livello emotivo, affettivo, veramente che stavo andando a coronare un sogno, perché per me Vasco era una meta, era un obiettivo, forse l'obiettivo più ambizioso che un service, un allestitore di concerti può ambire a fare. E quindi, insomma, travolto dalla necessità di mettere in piedi questa grossa produzione, cercare i tecnici giusti, ordinare i materiali a Londra, perché noi utilizzavamo solo un prodotto londinese che si chiama Martinau, insomma, una corsa contro il tempo per essere pronti poi alle prove a porte chiuse che avremmo fatto lì vicino Bologna, in un centro molto grande che si chiama lo Star City. E io arrivai, dopo aver caricato il primo bilico e spedito una squadra tecnica ad allestire queste prove allo Star City di Bologna, arrivai con un paio di giorni di ritardo, perché dovevo anche sistemare le altre tournée che avevano delle necessità e c'era bisogno della mia presenza. E quando arrivai alla sala prove, Massimo Riva, che purtroppo quell'anno morì, Steph Barn, il Gallo, il mio carissimo amico Alberto Rocchetti, Luca Maremmano, il tastierista, insomma tutta la band insieme a Vasco stavano provando. Io entro in questa stanza e stavano facendo Stupendo, che è una canzone incredibile. Non so se te la ricordi. Sì, Stupendo, mi viene il vomito. Ecco, a me non mi venne il vomito, a me venne il pianto. Cioè, entrai in questa stanza, mi trovai a 2 metri da Vasco Rossi, piantato sui suoi anfibi, davanti al suo microfono, con uno specchio verticale, perché voi dovete sapere che quando lui fa le prove tecniche audio ha sempre uno specchio a figura intera davanti, perché vuole guardare poi le mosse che farà sul palco. In quel momento io realizzai emotivamente che cosa stavo andando a fare, cioè stavo coronando un sogno, ed ero lì davanti al mio artista preferito, che con un volume di suono assurdo, con uno dei chitarristi migliori al mondo, Steph Barn, con il Gallo al basso, con Rocchetti alle tastiere, stava suonando Stupendo. Cioè, io uscii con gli occhi pieni di lacrime e fuori incontrai il braccio destro di Vasco Rossi, che è un mio carissimo amico, che si chiama Diego Spagnoli, che è quello che si occupa personalmente di Vasco e di tutte le necessità tecniche di Vasco, e mi ricordo che ci abbracciamo, perché era stato lui che mi aveva coinvolto in questa avventura, ci abbracciamo con un'emozione incredibile e bellissima, fu una, perché in quel nanosecondo io realizzai che stavo facendo Vasco Rossi. E questo devo dire che... E invece un'altra cosa molto... Dimmi Luca. No, vai pure, vai. Ecco, invece un'altra cosa che voglio raccontare, che mi tocca particolarmente e che forse è la canzone di Vasco che più mi rappresenta,
è vivere. Perché mi rappresenta così tanto? Perché io 2 anni fa ho avuto una vicissitudine molto forte per una semplice appendicite che poi è andata in peritonite e ha causato un'infezione addominale molto importante. Ho rischiato di non tornare a casa. Sono entrato una notte d'urgenza in una sala operatoria, tranquillo, convinto di fare una semplice operazione di appendicite e mi sono svegliato dopo una settimana in terapia intensiva, intubato con un sacco di pompe che mi buttavano dentro farmaci a tutto spiano. È stata un'esperienza forte, molto forte. Mi davano più di là che di qua, nel senso il primario di terapia intensiva, ai miei cari gli aveva detto: sappiate che insomma è più facile che non ce la fa che ce la fa. E invece fortunatamente poi ho risposto bene a tutte le varie cure farmacologiche e sono tornato a casa. Ma una cosa molto bella è successa, che una mattina arriva la mia donna, la donna della mia vita, che arriva la donna che amo, insomma, arriva al mio capezzale, al mio letto, e io con un filo di voce gli dico: senti, io per quanto mi piace questa canzone, dovresti chiedere al capo reparto se la togliere, perché è una settimana che la sento, una settimana che mandano vivere di Vasco Rossi, per quanto mi piace, cioè che cambino. E lei mi fa: ma sei sicuro? Cioè, quando la senti? No, io la sento anche ora, perché te non la senti? Ma mi dice lei: io veramente no, non la sento. No, guarda, è bassissima, c'è la filodiffusione, sai che in questi reparti fanno la musicoterapia, no? Ai malati li fanno sentire. Insomma, lei, piccinina, è andata dal capo reparto e gli ha detto: ma scusate, ma voi avete la filodiffusione? Sì, certo. Dice: ma si potrebbe spegnere? Ma dice veramente è 1 mese spenta. Cioè, questo per farti capire che in questa settimana di terapia intensiva, dove io ero in coma farmacologico, dentro la mia testa ha suonato vivere. Perché vivere, la canzone di Vasco Rossi, che se sei d'accordo adesso la suono un pezzetto, non è soltanto una canzone, è un inno alla vita. È un inno alla vita. E io in quel momento in cui ho inconsciamente, perché ero in coma farmacologico, non ero vigile, non ero sveglio, mi sono aggrappato anche a quella, e mi sono aggrappato anche a una canzone che chiudeva tutti i miei concerti, e una canzone che io presentavo proprio così. Questa canzone non è soltanto una canzone, è un inno alla vita. Vivete meglio che potete, perché la vita è un dono immenso, fantastico, che merita di essere vissuto nel migliore dei modi. Vivere. È passato tanto tempo. Vivere è un ricordo senza tempo. Vivere è un po' come perdere tempo. Vivere è passato tanto tempo. Vivere è un ricordo senza tempo. Vivere è un po' come perdere tempo. Vivere è sorridere dei guai, mai, e poi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento.
è veramente la vita. È veramente sì, una bella canzone. Questa è Vasco Rossi, bene interpretata da te, ma di questo non ne avevo dubbi. Siamo arrivati a mezzanotte e un minuto e credo Ross sia d'accordo di salutare i nostri ascoltatori. Ringrazio nuovamente Ross, ma da qui in avanti non lo ringrazierò nemmeno più, perché il Ross Bar è di proprietà Targetti Aloisio e quindi siamo soci al 50% e non c'è bisogno di ringraziare nessuno. Però lascio a te, Luca, devo dirti che quest'idea che hai avuto te andando a pescare da quelle canzoni sul terrazzo che io avevo pubblicato mi ha aperto delle idee molto interessanti che ti racconterò poi in privato, e se ti piaceranno può darsi che potremmo fare qualche bella sorpresa anche alle persone che ci hanno seguito in questi due giorni, in queste due notti molto molto piacevoli e molto divertenti. Grazie ancora a te, Luca. Bene, allora ti saluto, Ross, alla prossima. Dico subito che questa esperienza di Gente della Notte proseguirà nel corso del tempo. Io, fra l'altro, sono veramente un amante, devo dire, della notte, e quindi mi piace, forse anche quando ero in radio lavoravo molto la notte. E così vediamo cosa questo viaggio che abbiamo intrapreso da una settimana circa dove ci porterà. L'appuntamento con Ross Bar andrà avanti, decideremo dei giorni precisi, degli orari precisi. Intanto ieri e oggi ci siamo divertiti, spero che abbiamo fatto divertire anche voi con la musica diciamo soprattutto italiana, dei cantautori, con la voce di Ross, e anche grazie alle vostre interazioni e al vostro modo di rapportarsi con noi. Vi voglio ricordare che martedì abbiamo invece una diretta pomeridiana con noi Frammenti di Siena. Abbiamo il dottor Ernesto Campanini, con lui parleremo di psicologia in tempo di Covid. Giovedì abbiamo nuovamente una diretta nel pomeriggio alle 18, parliamo di architettura, e poi diciamo il nostro palinsesto delle dirette, avremo modo di pubblicizzarlo durante il corso della settimana. Abbiamo iniziato il nostro incontro stasera facendo gli auguri a Vasco Rossi con la canzone che Ross ha rimusicato, e voglio augurarvi la buonanotte nuovamente con questa canzone. Quindi, come si suol dire, abbiamo iniziato in un modo e finiamo allo stesso, anche perché sinceramente è una canzone molto 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 bella. Allora, buonanotte a tutti, grazie di essere stati con noi. L'appuntamento con i nostri notturni avremo modo, come ho detto in precedenza, di pubblicizzarli nel corso della settimana. Grazie a tutti ancora e buonanotte.
notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa, ci si conosce tutti, come in un paese, sempre le stesse facce, mese dopo mese, il giorno cambia leggi e cambia governi, e passano l'estate, passano gli inverni, la gente della notte sopravvive.